Incensi e fumigazioni. Oggi vi vorrei parlare di questo tema che mi è molto caro. Io amo gli incensi, il loro profumo e il loro potere. Ma soprattutto, cosa significa incenso? Incenso ha come radice la parola incendiare, se ci pensiamo. Quindi hanno a che fare con l'atto del bruciare. E in effetti potremmo dividere gli incensi tra i loro vari componenti. Generalmente gli incensi, infatti, sono sostanze atte a bruciare di origine vegetale. Più frequentemente sono le resine, i fiori, le erbe e le altre parti della pianta come corteccia o radici. Gli incensi possono essere molto basilari, composti per esempio quindi solo esclusivamente dalla resina di una pianta, oppure essere delle miscele con uno scopo e una natura specifica. La resina, sì, esattamente quella che conoscete come sostanza appiccicosa che viene secreta dagli alberi, una volta che si secca in maniera naturale, diventa solida o comunque secca e gommosa. Alcuni tipi di resina restano un pochettino più gommosi, altre invece tendono a seccare di più. Alcune di queste resine, lo sapete, sono molto profumate, ad esempio la resina di pino, che è una resina autoctona. Altre resine sono meno profumate e non vengono utilizzate in campo magico e sciamanico. Altre ancora invece sono particolarmente profumate, ma non si trovano da noi e vengono importate. Le miscele di incensi possono essere ottenute attraverso l'unione di un composto fatto da resine differenti e altre parti della pianta. Questo composto viene sminuzzato, pressato e reso fine in polvere attraverso un mortaio, esattamente quello che veniva utilizzato dalle nostre nonne in cucina. Dal punto di vista puramente erboristico e botanico, l'incenso può avere quindi potere innanzitutto di produrre una gradevole profumazione per l'ambiente, oppure poi può avere uno scopo guaritivo quale espettorante, fluidificante, stimolatore di alcune funzioni corporee. Infatti nell'antichità erbe, foglie, resine e radici venivano utilizzati con degli scopi medici specifici. Ma quello che interessa a noi, praticanti di sciamanesimo, di magia occidentale o di metamagia, è l'uso che l'incenso può portarci dal punto di vista magico-sciamanico. Ogni resina ha un suo scopo, una sua funzione. Così come ogni miscela di resine e ogni incenso prodotto può avere una sua funzione. Esistono resine protettive, resine purificatrici, esistono anche incensi protettori, incensi purificatori, incensi che stimolano le facoltà psichiche, quindi stimolano i sogni, oppure incensi dedicati alla relazione con un aspetto dell'universo. L'incenso degli antenati, per favorirne la comunicazione, l'incenso planetario, quindi per relazionarsi meglio con un pianeta, con l'energia di un pianeta, incenso della Luna, incenso di Marte, incenso di Giove e via dicendo. Esistono incensi che accrescono facoltà dell'essere umano, quindi incenso per aumentare la libido e l'eros, o incensi che decrescono un potere, quindi l'incenso protettivo piuttosto che un incenso magico adatto al bando di negatività, all'allontanamento di negatività, aiuta a diminuire il potere che hanno alcune entità verso di noi. È diventato molto di moda utilizzare alcune piante come la salvia bianca, il palo santo, per effettuare lavori magico-sciamanici e per effettuare purificazione di ambienti delle persone. Alcuni si lamentano del fatto che ci sia troppa importazione di questi prodotti dall'estero e che possono essere sostituiti con prodotti autoctoni, cioè originali delle nostre zone. Quindi la salvia officinalis può sostituire la salvia bianca, l'utilizzo dell'artemisia piuttosto che il rosmarino o la resina di pino e di abete che possiamo reperire qua in zona, secondo alcuni potrebbero sostituire l'utilizzo di queste sostanze che provengono dall'estero. Io sono parzialmente d'accordo, nel senso che, come sempre nella mia mentalità transculturale, sostengo che si possano utilizzare entrambe e non o una o l'altra. L'importante è conoscerle bene, saperle utilizzare
capire gli scopi e sentire cosa è meglio per noi, per le nostre guide spirituali, per i nostri lavori. Pertanto suggerisco di sperimentare l'utilizzo di entrambi questi tipi di sostanze, quelle delle nostre regioni, magari più legate alla stregoneria occidentale, alla magia occidentale, e quelle provenienti dall'estero. Dobbiamo tenere sempre in considerazione comunque che fin dall'antichità gli incensi, soprattutto quelli originati dalle resine, arrivavano sempre comunque attraverso carichi di merci dai paesi dell'Oriente, Medio Oriente o dall'Africa. Perfino gli Egizi, i Greci, che ne facevano abbondante uso, ne conoscevano le proprietà e venivano riservati a faraoni, sacerdoti o gente con dei ruoli o persone con dei ruoli molto altolocati, perché storicamente gli incensi sono sempre stati molto cari a causa della loro difficile reperibilità e a causa del fatto che venivano trasportati e portati da molto lontano. Soprattutto per la magia cerimoniale medievale, rinascimentale e dell'Ottocento e Novecento, era molto importante poter utilizzare le resine che provenivano e provengono da quelli che attualmente consideriamo i paesi del terzo mondo, ma che allora erano i paesi connessi a grandi energie spirituali e dove crescevano piante particolarmente di potere. E perché si parla di fumigazioni? La fumigazione è ciò che avviene quando si sprigiona il potere di queste sostanze. Se avete provato a bruciare salvia bianca, palo santo, piuttosto che resine secche, sapete quanto fumo producono e che questo profumo, oltre che portare un buon profumo nell'ambiente, proprio si condensa in nuvole che accarezzano il nostro corpo, lavorando sul nostro campo energetico, ripulendolo, guarendolo, purificando le nostre aure, purificando gli ambienti. Ed è per questo che si parla anche di fumigazione. Spesso questa fumigazione viene associata a un secondo atto di pulizia attraverso l'utilizzo di una piuma, di un ventaglio, di altri strumenti. E questo accade particolarmente nelle realtà territoriali dove lo sciamanesimo è fortemente presente. Ma veniamo ora a vedere i vari tipi di incenso che esistono, almeno quelli principali, quindi le resine maggiormente utilizzate, le foglie maggiormente utilizzate e le radici. Il re delle resine, omnipresente e forse la resina più utilizzata in assoluto nella storia dell'umanità, è l'olivano. Esistono circa 20 varietà diverse di questa resina, che è anche nota come frankincenso, frankincense. È il cosiddetto incenso di chiesa, lo conoscete tutti. Ha questo profumo gradevole, sacro. È a parer mio la più pura di tutte le resine, quella che porta a un maggior benessere spirituale quando viene inalata. Scientificamente parlando, il frankincenso o olivano appartiene al genere Boswellia. Il genere Boswellia si distingue in circa 20 specie. Non tutte queste sono utilizzate commercialmente così tanto come alcune di esse. Ricordo che al nome popolare comune, come in questo caso olivano, si associa sempre un nome scientifico che è composto da due parole. La prima maiuscola, Boswellia, indica il genere, la seconda invece indica la specie. Quindi quando si parla di olivano si può parlare di Boswellia carteri, di Boswellia sacra, di Boswellia prereana. Seguono nel video alcune immagini dei tipi più diffusi. A un olfatto non allenato possono essere tutti molto simili, ma un olfatto ben allenato che conosce queste resine si percepiranno grandi differenze da una specie all'altra e a volte addirittura da una zona all'altra del globo da cui arrivano. Esattamente come per il vino. Una piccola aneddoto che vi racconto: quando si dice a Gesù fosse portato il dono da parte dei tre magi, tre doni, si dice che portarono incenso, oro e mirra. L'incenso era proprio l'olivano, frankincenso. La mirra è un altro tipo di resina, di cui parlerò tra poco. E l'oro pare non fosse veramente l'oro, ma si dice fosse un altro incenso, di cui parlerò tra poco, che è il benzoino. Quindi i magi, che storicamente sono una figura persiana di sacerdoti, da cui deriva proprio il termine mago, no? Quindi magus, poi mago. E se volete sapere qualcosa in più sulla magia, guardate anche il mio video
sulla magia. Questi tre maghi portarono al futuro re dei giudei questi tre doni, tutti e tre incensi, per farvi rendere conto di quanto fosse data importanza e quanto fossero preziosi e sacri allora. Ovviamente, così come erano sacri allora, lo sono adesso e sono costosi anche adesso. Per abbattere i costi, ormai l'industria realizza anche incensi artificiali aromatizzati, ma la differenza si sente, si percepisce visivamente. Questi incensi con gli aromi sono spesso molto colorati, proprio perché hanno degli additivi, ma poi si sente la mancanza di un aroma naturale. Torniamo ora a parlare dei vari tipi di resine. Vi ho parlato dell'olibano. Un'altra resina molto importante è la cosiddetta mirra. Ha altre funzioni e scopi differenti in magia e nello sciamanesimo. Seguono poi il benzoino, molto caro alle divinità che si occupano di amore e fertilità. Il benzoino, nelle sue differenze fra benzoino del Siam di Sumatra, può avere caratteristiche di colore arancione rosato o grigio, ma tendenzialmente sempre una fragranza molto dolce. Esistono poi altre resine come il cosiddetto copale, che in verità non appartiene a una pianta sola, ma è uno stato non ancora fossile, come invece lo è l'ambra, uno stato non ancora fossile della resina di alcune piante nel mondo. Sì, perché la resina lungo tempo, nelle migliaia e poi milioni di anni, diventa prima copale e poi ambra. Quell'ambra che tutti conoscete, che trattiene insetti, che viene utilizzata come gioielli, è bruciabile perché di fatto è resina, è costosa ed ha un'ottima fragranza ed ha anch'essa un uso in magia e in sciamanesimo. Il copale viene utilizzato particolarmente in sostituzione dell'olibano, che non viene conosciuto, dai popoli del centro Sud America. Esistono poi anche altre resine importanti. Vorrei aggiungere qualche informazione sulle fiori e foglie. Per esempio, molto utilizzate possono essere le rose o le violette nel campo della magia d'amore, le piante officinalis, quindi salvia, rosmarino per la purificazione. Nel centro Sud America vengono utilizzate, come abbiamo detto prima, la salvia bianca, ma non è l'unica. Esistono la erba santa, la sweetgrass, la salvia blu, la salvia montana. E per quanto riguarda le radici, possiamo incontrare l'utilizzo dell'enula, della galanga e della famosa mandragola. Sì, proprio quella del film di Harry Potter, ma non è così. Chiaramente lì viene raccontata come una creatura vivente a metà fra l'essere umano, l'animale e l'essere vegetale. In verità, per quanto a volte possa avere una forma umanoide o sembrare di avere arti, in realtà è rara, è utilizzata in magia, ma non è così come è narrata nelle storie di fantasia, fantastiche di fantasy. Possiamo usare diverse centinaia di ingredienti per i nostri incensi e possiamo bruciarli nel classico braciere o pentolone della strega o nel turibolo, l'incensiere che potete vedere nei monasteri orientali o nelle nostre chiese. Di solito gli incensi non autocombustibili hanno bisogno di una fonte di calore per bruciare, quindi le resine o le misture di erbe e resine hanno bisogno di una fonte di calore che può essere tendenzialmente un carboncino derivante da carboni vegetali e addizionato di una sostanza che favorisce la combustione. Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle salvie o del palo santo, si tende a bruciare direttamente su una fiamma la foglia o l'erba, e spesso il supporto, invece nella tradizione sciamanica dei nativi amerindi, è diverso da un turibolo o da un incensiere in ferro, ma viene utilizzata la conchiglia di abalone. Infine, un modo molto utilizzato in Medio Oriente, che però abbiamo già importato, è il cosiddetto bruciatore di essenze. Molti di voi lo conosceranno perché lo utilizzano per bruciare gli oli essenziali, ma questo bruciatore di terracotta con sotto una candela o un'altra fonte di calore non produce fumigazione, ma brucia anche le resine molto lentamente, in maniera dolce, ed è meno adatto alle fumigazioni, ma più adatto a un rilascio, come quello degli oli essenziali, graduale e lento nell'ambiente. È più favorito forse in ambienti piccoli, proprio per la cautela e morbidezza con cui si espande la sostanza nell'aria. Tanto si potrebbe dire ancora sugli incensi, sulle erbe e sulle loro fumigazioni, ma andrei oltre gli scopi di questo video introduttivo. Spero che vi sia piaciuto.
Spero che vogliate raccontarmi nei commenti la vostra opinione, il vostro parere sugli incensi, sulle erbe, sulle fumigazioni. E ricordatevi che uno dei punti fondamentali e base della magia, dello sciamanesimo e della metamagia. Vi aspetto sul mio sito www.lux-nova.it o sui miei canali YouTube e la pagina Facebook per avere da parte vostra pareri e riscontri. Grazie di avermi ascoltato. Ah oh, grazie a tutti.